Buonasera ragazzi. Allora, ieri abbiamo parlato dei segnali di precedenza e abbiamo visto i primi 5, 6, 7 segnali di divieto. Oggi parleremo innanzitutto dei segnali di divieto, finiremo di vederli, ma per chi ieri non c'era e se l'è perso, anche per chi ieri c'era, tanto fanno sempre comodo, magari li rivediamo tutti dall'inizio i segnali di divieto, così male non fa. E poi se ci avanzerà del tempo, e credo che ce ne avanzerà, parleremo di pannelli integrativi. Va bene, dai, cominciamo dai nostri amici segnali di divieto. Come ci dicevamo, i segnali di divieto fanno parte di una grande famiglia di segnali verticali che sono i segnali di prescrizione. I segnali di prescrizione sono una grande famiglia che comprende i segnali di precedenza, i segnali di obbligo, entrambi già visti, e i segnali di divieto che per l'appunto oggi vedremo per bene. Ieri abbiamo visto subito i primi due. Il primo, questo, che si chiama divieto di transito, e il secondo, questo, che si chiama divieto di accesso. La differenza fra il divieto di transito e il divieto di accesso è fatto che il divieto di transito vieta proprio il passaggio per quella strada in tutti e due i sensi di marcia. Quindi davanti a un segnale di divieto di transito è vietato il transito a tutti i veicoli a motore, mentre il divieto di accesso è il divieto di entrata, quindi come vedete da questa immagine io non posso entrare di qua, ma da qua posso uscirne, ok? Il segnale di divieto di accesso è quello che noi troviamo all'ingresso, cioè all'ingresso, scusate, all'uscita delle strade a senso unico, d'accordo? Di qua non si può entrare, ma se facciamo il giro da questa parte invece possiamo prenderla la strada. Invece col divieto di transito è vietato transitare per quella strada da una parte, ma anche da quell'altra. Dopodiché abbiamo visto un divieto che si chiama di sorpasso per gli autoveicoli. È quel divieto che ci dice che due macchine tra loro non si possono oltrepassare. Scusate, non si possono sorpassare. Chiaro che non si possono sorpassare neanche tutti quei veicoli che sono più grossi di una macchina, per cui camion, pullman, ok, autotreni autoarticolati. Ma in presenza di questo segnale, gli autoveicoli possono sorpassare tutti i motocicli, anzi tutti i motoveicoli, anche i ciclomotori, e tutti i veicoli senza motore, a patto che riescano a stare all'interno della linea continua. E le moto possono sorpassare loro? Eh no, è proprio qui la differenza. Io in macchina posso sorpassare una moto se non vado oltre la linea continua, ma la moto non può sorpassare la macchina nemmeno se non va oltre la linea continua. Ok? Perché come ci dice il cartello, dagli autoveicoli in su è vietato sorpassare. Posso sorpassare solo le cose più piccole. Ok? Ci siete? Lo prendo per un sì, perfetto. Sì, sì, sì. Questo cartello è la fine del divieto di sorpasso. Scusate, ho sbagliato. Questo è la fine del divieto di sorpasso per autoveicoli. Come vi dicevo ieri, ve lo ribadisco oggi, ricordatevi che tutti i cartelli di fine divieto sono bianchi e neri, non sono a colori. Quindi se vedrete cartelli di divieto con una barra, li vedremo tra poco, come questo, non ci sta dicendo che è vietato suonare il clacson, cioè che è fine divieto di suonare il clacson. Questo è proprio il divieto, ok? I fine divieto sono tutti bianchi e neri, perfetto. Questo segnale è quello che ci vieta di avere una distanza più corta, inferiore a 70 metri, rispetto al veicolo che abbiamo davanti. Ricordatevi, ce lo siamo già detti più volte, ce lo ridiciamo anche oggi, che a noi interessa sempre e soltanto la distanza dal veicolo che abbiamo davanti. Il veicolo che è dietro di noi a noi non interessa, sarà lui che dovrà pensare a mettere distanza col veicolo che ha davanti, cioè noi, ok? Quindi questo cartello ci sta dicendo che tra noi e il veicolo che ci precede ci devono essere almeno 70 metri. È un cartello che normalmente... dove stiamo andando? È un cartello che normalmente, niente, speravo in una immagine migliore, normalmente lo troviamo in galleria, ok? Sono cartelli che più facilmente troveremo in galleria. Servono ad evitare tamponamenti a catena e soprattutto a evitare il propagarsi del fuoco molto veloce nel caso in cui succeda qualcosa. Se ci sono 70 metri tra una macchina e l'altra, capite che è più difficile che una macchina prenda fuoco perché ce n'è un'altra che brucia. Ma deve essere superiore
Almeno 70. È chiaro, meno... ragazzi, che noi non abbiamo un metro laser dal cofano dell'auto, ok? Non sapremo mai se sono 70, 68, 71. Però voglio dire, è evidente quando tra la mia e la tua macchina i metri sono meno di 20, ok? Per cui il concetto è prendiamo una bella distanza. Poi non vi sindacheranno un metro di differenza, ok? Ma quando siete attaccati alla macchina che ha davanti con un cartello del genere, chiaramente c'è qualcosa che non va. Ok. Questo cartello che noi siamo abituati a chiamare limite di velocità, io ieri vi ho detto di imparare a chiamare, almeno fino a quando avrete superato l'esame di teoria, col suo nome corretto, che è limite massimo di velocità. Questo cartello ci sta dando una velocità oltre alla quale noi non possiamo andare. Ma abbiamo già visto un paio di lezioni fa questo che è il limite minimo di velocità. Cioè la velocità sotto alla quale io non posso andare. Ragazzi, occhio che potreste trovarli tutti e due. Una strada dove non posso andare più piano di 30 all'ora, ma nemmeno più forte di 80. Ok? Ok. Rimani in mezzo tra i 70 esatto, e... Esatto. Okay. Ovvio che la fine del limite massimo di velocità è un cartello con limite di velocità segnato, il barrato, ma bianco e nero. Ok? Quando vedete un cartello di fine limite di velocità, questo non significa dire che potrete andare alla velocità che vorrete. Sarete passati magari in questo caso da una strada urbana, che ne so, magari siete entrati in autostrada, non avete più il limite di 50, il limite adesso è 130. Ok? Non è che non c'è più un limite massimo di velocità. Ok. Questo, per dargli il nome corretto da libro, è il divieto di segnalazione acustica. Per dircela di più con le nostre parole, è il divieto di usare il clacson. Ricordatevi che nei centri abitati, per cui in città e nei paesi, il divieto di segnalazione acustica vige 24 ore al giorno, anche se non c'è il cartello. Per cui devo sapere io che nei centri abitati è vietato suonare il clacson. Attenzione, dirci che è vietato suonare il clacson non significa che è sempre vietato suonare il clacson. È chiaro che io non posso suonare il clacson per dire ad Anna di scendere di casa, ha un campanello e le suonerò il campanello, ma posso usare il clacson se Anna esce da uno stop senza guardare per dirle ehi, attenta, ok? Oppure posso usare il clacson per chiedere strada nel caso in cui io stia trasportando in pronto soccorso in ospedale un ferito o un ammalato, ok? Quindi tutte le volte in cui c'è questo cartello siamo nei centri abitati per cui l'uso del clacson è vietato. È consentito suonare il clacson in caso di pericolo immediato oppure di trasporto di feriti e ammalati gravi. Ok? Ok. Passiamo a questo. Ora, se dovessimo dirci cosa vuole dire, sarebbe molto facile e ci diremmo che è il divieto di sorpasso per i camion. Giusto? Sì. Sì, è vero, eh. Il problema è che i quiz vogliono una dicitura un pochino più precisa. Io intanto vi ho già detto che camion non lo leggerete mai su un quiz di scuola guida. Quelli che noi chiamiamo camion nella realtà si chiamano autocarri. Ok? Quindi cominciamo a dire che questo potrebbe essere il divieto di sorpasso per gli autocarri. Ma per quali autocarri? Per quelli con una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Okay. Ok. E che non trasporta le persone. Esatto, esatto. Okay. Adesso ci arriviamo. Oh, scusa. Però partiamo da una cosa. Cosa vuol dire una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate? Intanto diciamo una cosa per chi di voi avesse iniziato da una lezione o due e non lo sapesse. 3,5 tonnellate di massa complessiva sono il limite che voi potrete raggiungere per guidare un veicolo con la patente B. Cioè, tutti quei veicoli che avranno una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate hanno bisogno di una patente che non è la B per essere guidati. Ok? Voi potrete guidare con la patente B veicoli con una massa complessiva fino a 3,5 tonnellate. Ok? E fin qua non si scappa. Dopodiché, se quel veicolo pesa più di 3,5 tonnellate e trasporta cose, è ciò che noi chiamiamo un camion e serve la patente del camion.
Se invece quel veicolo trasporta persone e pesa più di 3,5 tonnellate, è ciò che noi chiamiamo un autobus e serve la patente dell'autobus. Ok? Noi qui vediamo un divieto di sorpasso per tutti gli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, ma adibiti al trasporto di cose, quindi come diceva Anna, che non trasportano persone. Intanto facciamo una precisazione per chi di voi in testa avesse la domanda: che cazzo è una massa complessiva? La massa complessiva, ovviamente essendo una massa, stiamo parlando di un peso, è un peso ideale che è segnato sulla carta di circolazione di tutti i veicoli. Mi spiego meglio. La massa complessiva è il peso limite che il mio veicolo può raggiungere carico di tutto quello che io posso caricare. Mi spiego meglio. La mia macchina, la mia Polo, ha una massa complessiva da 1500 e qualche chilo. Facciamo 1600 chili, ok? Se voi prendete la mia Polo adesso e la mettete su una pesa, vedete che peserà 800 chili più o meno, 700-800 chili. I 1000 chili da lì alla massa complessiva, i 900 chili di lì alla massa complessiva, dove sono? Sono il peso delle persone che io posso caricare nella mia macchina, il peso dei bagagli delle persone che io posso caricare nella mia macchina, il pieno della benzina, il pieno dell'olio di lubrificazione, il pieno del liquido di raffreddamento, il liquido della vaschetta del lavavetri, ok? La mia macchina piena di tutto, al massimo della capienza di persone e coi bagagli di quelle persone, non deve superare quella che è la massa complessiva, che per l'appunto è scritta sulla carta di circolazione. Perché? Perché se io su quella macchina metto più peso di quello per cui quella macchina è stata costruita, quella macchina non riuscirà più a circolare nella maniera corretta. Consumerà tanto di più e quindi inquinerà tanto di più. Avrà una tenuta di strada che non è quella giusta. Le sospensioni non saranno più in grado di fare il loro lavoro. Io faccio sempre un esempio stupido. Per chi di voi questa lezione l'ha già sentita, non questa, questa, è quella delle sospensioni, l'ha già sentita. Ma chi di voi non l'ha sentita lo saprà lo stesso. Le sospensioni di una macchina fanno il lavoro che il nostro corpo fanno le ginocchia, ok? Cioè ammortizzano le asperità del terreno. Ora pensate a saltare giù da un gradino alto così. È una cosa per cui nessuno avrebbe delle difficoltà, giusto? Saltiamo giù tutti da un gradino alto 30 centimetri. E saltar giù da quel gradino da 30 centimetri con lo zaino di scuola in spalla non ci fa tantissima differenza, anche se un po' di più lo sentiamo. Saltar giù da quel gradino di 30 centimetri con uno zainone da 50 litri, quello degli escursioni pieno, è già diverso. Provate a saltar giù da quello scalino di 30 centimetri con in spalla me, che peso quasi 90 kg. Non riesce né a fare. Le vostre ginocchia non reggono. Questo per dire che più peso mettiamo su una macchina, più quella macchina farà fatica, ok? Ora, probabilmente il peso che potrebbe tenere sulle spalle saltando giù da quel gradino Anna è diverso da quello che potrebbe reggere Melissa, che è diverso da quello che potrei reggere io. Ognuno di noi ha una massa complessiva diversa, ok? Le auto sono costruite, hanno, come dire, hanno delle parti meccaniche, gli ingegneri sanno fin dove possono arrivare e ti dicono oltre quel peso no, e quel peso è la massa complessiva, d'accordo? Ora, questo cartello vieta il transito a tutti gli autocarri, quindi camion, con una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Attenzione che la massa complessiva è un peso ideale scritto sul libretto. Per cui se io guido un camion che ha una massa complessiva da 3 tonnellate, posso sorpassare Anna che guida la macchina? Sì. Sì. Perché questo vieta il sorpasso agli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, il mio ne pesa 3 di massa complessiva. Se io guido un camion che ha una massa complessiva di 3,5 tonnellate, posso sorpassare Anna? Sì. Sì, perché il cartello vieta il sorpasso agli autocarri con una massa complessiva superiore a 3,5. Cioè la mia è proprio 3,5, ancora va bene. Io sto guidando un camion che ha una massa complessiva da 4 tonnellate. Posso sorpassare Anna? No. No. Ma il mio camion è vuoto. La massa complessiva è 4 tonnellate, ma lui in realtà ne pesa 2 in quel momento. Posso sorpassare Anna? Allora, sì, no. No. Non me ne frega niente di quanto niente, pesi davvero. Okay. Mi interessa quanto c'è scritto sulla carta di circolazione la voce massa complessiva.
se c'è scritto 4, tu non sorpassi più perché è più di 3,5. E non importa se poi sei vuoto e pesi una tonnellata e mezzo, la massa complessiva è 4. Okay. D'accordo? Sì, sì. Io guido un pullman che pesa 40 tonnellate di massa complessiva. Posso sorpassare Anna in macchina? Sì, perché il pullman trasporta? Persone, è vero. Okay. E questo cartello vieta il sorpasso agli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate che trasportano merci. Se trasporto persone, posso sorpassare. Un camper con 6 tonnellate di massa complessiva può sorpassare perché trasporta persone e non cose. D'accordo? Ci siete? Sì. Sì. E uguale ma in bianco nero è la fine del divieto di sorpasso per gli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci. Va bene? Sì, sì. Da qui, dal 61 al 72, diciamo, anche 73 se vogliamo, sono tutti divieto di transito, quindi vietato il passaggio, divieto di transito per solo la categoria scritta, disegnata, scusate, all'interno del cartello. Cioè, capiamoci, questo sarà un divieto di transito per... questo. Allora, i veicoli a trazione animale. Ok, questo è il divieto di transito per i veicoli a trazione animale. Vuol dire che se io guido un carretto tirato da un cavallo, una carrozza, non posso passare. Ci posso passare in bici? Sì. E in macchina? Sì. E in pullman? Sì. Con qualunque cosa, tranne che con un veicolo a trazione animale. Questo è il divieto di transito per? I pedoni. Ci posso andare in bici? Sì. E con un carro? Sì. Con il carro. Sì. Sì. Quindi con qualunque cosa, tranne che a piedi. Piedi. Questo è il divieto di transito per? Le biciclette. Le biciclette. E ditemelo con un termine più da scuola guida. Velocipedi. Questo è il divieto di transito per i velocipedi, ossia per le biciclette. Ci posso andare a piedi, ci posso andare in macchina, ci posso andare a cavallo, ma non posso passare in bicicletta. Questo è il divieto di transito per? Motocicli. Ci posso passare a piedi? Sì. In macchina? Sì. Anche. E con un ciclomotore? Un ciclomotore. Anche. Okay. Guarda come sono ci potete passare col ciclomotore. Lui vieta il transito solo ai motocicli. Pausa. Mettiamo una pausa. Ok. Io non credo esista una strada vietata alle moto e consentita ai motorini. Okay? Ok? Però vi faccio questa domanda. Ma voi con i vostri occhi in giro per strada avete mai visto un cartello di divieto di transito per i pedoni? O di divieto di transito per le biciclette? Aspetta. O di divieto di transito per le moto? Io no. Matteo. E no. Invece tutti sì. Solo che li avete visti qua. Ah, sì. Okay. È quello il fatto. È vero che questo vieta il transito solo alle moto e non ai ciclomotori. Ma poi in autostrada un ciclomotore ci può andare? Un ciclomotone? No, avete visto che allora è per quello che fondamentalmente è così, i motocicli no e i ciclomotori sì, ma tanto poi li troviamo solo in autostrada dove è ovvio che non vanno neanche i ciclomotori, ok? Se no non avrebbe senso. Divieto di transito per i veicoli? Veicoli a braccia. Trazione a braccia, esatto. Ci passo in moto, ci passo con un veicolo a trazione animale, ci passo con un autobus, ma non se spingo un carretto o tiro, spingo una carriola o tiro un carretto. Scusate, questo con la macchina lo lasciamo un attimo da parte perché è l'unico che ha una particolarità. Divieto di transito per gli autobus.
Ci passo con i camion, ci passo con le macchine, ci passo in bicicletta, ci passo anche a piedi, ma non ci passo con un autobus. E questo è un po' stronzetto perché tanto quanto quello di sorpasso si chiama divieto di transito, per gli autocarri con una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci. E il discorso è lo stesso di prima, ci passo in macchina, ci passo con un autocarro di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, non passo più se guido un autocarro che ha una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, ma se guido un autobus che pesa più di 3 tonnellate e mezzo posso passare perché quello trasporta persone. E il divieto parla di trasporto di merci. Ok. Stesso discorso, però la massa complessiva sarà 6,5 tonnellate. Quindi c'è una buonanima che mi vuole dire come si chiama quel cartello? Questo. Una, e non voglio un coro di voci, uno che mi dica, te lo dico io. Divieto di... Scusa, te lo rimetto. Vai. Autocarro, no? Divieto di valore di massa, aspetta, di ma... No. No, no, ragazzi, no. Divieto di... Andiamo in ordine, è un divieto transito. Di transito. Per gli... Autocarri di 6,5. Anna, fermati un secondo. Quale ragazza parlava? Io. Oh, Giulia, perfetto. Dimmelo tu, ti prego. Un divieto di transito per gli autocarri di massa complessiva superiore a 6,5 tonnellate. Te ne manca un pezzettino lungo così. Adibiti? Adibiti. Al trasporto? Di merci. Okay. Ok, divieto di transito per gli autocarri di massa complessiva superiore a 6,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci. Ragazzi, al solito è un esempio. Se venite su dalla Schiranna verso Bobbiate, dove c'è l'hotel, come si chiama? Si chiama Varele del Lago, adesso non mi ricordo come si chiama. Ce l'avete in... Dove c'è lo zoo di Varese? Ce l'avete in mente quella salita lì? Sì. Ok, vedete questo cartello con scritto dentro qua 28. Ok, i camion di massa complessiva superiore a 28 tonnellate su da lì non possono andare, però ci passano i pullman. La N viene su da lì. Ok? Questo è il divieto di transito per autotreni e auto articolati. Anche qui so per certo che tra di voi c'è qualcuno che ha cominciato da molto poco le lezioni e probabilmente si è perso la differenza fra un autotreno e un auto articolato. E allora ce lo diciamo adesso. Autotreno è un camion, quindi un autocarro, con attaccato un rimorchio. Guardate, aspettate che andiamo a cercarceli e ce li vediamo. Autotreno. L'autotreno. È un camion, quindi un autocarro, con attaccato dietro un rimorchio. Lo vedete? Sì. Perfetto. Questo è un autotreno. Mentre con auto articolato intendiamo un trattore stradale, vediamo se lo troviamo, un trattore stradale che è questo robino qua, ok? Con appoggiato dietro un semirimorchio. Qui lo vediamo abbastanza bene. Lo vedete? Trattore stradale, semirimorchio. Qual è la differenza? Eh beh, che un autotreno ha già il camion che sta trainando, ha un cassone in cui io posso caricare delle cose e poi dietro gli attacco un rimorchio in cui carico altre cose. Un auto articolato ha un trattore stradale dove dentro ci stanno due persone, dopodiché se dietro non gli appoggio un semirimorchio non c'è niente, ok? Perfetto. Il segnale che vedevamo poco fa, questo, vieta il transito sia agli autotreni che agli autoarticolati. Ma c'è, scusate, ho sbagliato a uscire, ma c'è una terza categoria di veicoli che si chiama autosnodati. Gli autosnodati sono quei veicoli con un rimorchio che però trasportano persone, per cui quegli autobus col soffietto in mezzo e un altro pezzo da autobus dietro, ce l'avete in mente? Sì. Perfetto. Questo cartello vieta il transito agli autotreni, vieta il transito agli autoarticolati,
ma non vieta il transito agli autosnodati. Sempre in virtù della solita regola che vieta il transito a chi trasporta merci e non a chi trasporta persone. D'accordo? Ci siete abbastanza? Sì. Sì, dimmi. Anche se dalla figura sembra che ci sia un rimorchio. È un rimorchio. Stiamo proprio parlando di quello. Gli autotreni sono i camion che tirano un rimorchio e gli auto articolati i trattori con un semi-rimorchio. Ma sempre di rimorchio stiamo parlando. Assolutamente. È proprio quello. Ok, lo vedete, c'ha ragione, c'ha ragionissimo. Il culo di un camion con attaccato un, scusate, il culo di un camion con attaccato un rimorchio. È proprio quello. Okay. Divieto di transito per le macchine agricole. Cioè non possono passare i trattori. Ci passo in macchina con un camion, con un autotreno, in moto, a piedi, in bici, ma non con un trattore. Divieto di transito per i veicoli che trasportano merce pericolosa. Ora, i veicoli che trasportano merce pericolosa hanno attaccato tutti intorno a loro dei pannelli come questo. I pannelli arancioni con i numeri neri indicano proprio che quel veicolo trasporta merce pericolosa. I numeri scritti all'interno identificano il tipo di merce che stiamo trasportando. A noi non interessa sapere cosa vogliono dire. Secondo me, se ci pensate, ce li avete in mente questi attaccati sulle cisterne che portano la benzina ai benzinai. Ce l'avete? Ora, tutti i veicoli che addosso hanno appiccicato quei pannelli arancioni con i numeri neri, in presenza di questo segnale, non possono transitare. Ok? Ok. Ora, qual è il discorso? Che ci sono vari tipi di pericolosità. Cioè, ci sono veicoli che trasportano merci infiammabili, veicoli che trasportano merci esplosive, veicoli che trasportano merci radioattive, veicoli che trasportano merci tossiche, velenose, ok, sono mille le questioni. Qualunque questione sia, se è merce pericolosa, da lì non può passare. Questo invece è molto più selettivo. Questo vieta il transito a tutti i veicoli che trasportano merce infiammabile o esplosiva. Ok? E attenzione, non parliamo più di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, perché non è che io mi posso svegliare stasera, prendere una cisterna e trasportare della benzina. Ok, per quello ci vogliono delle abilitazioni particolari. Ok, ho fatto la mia patente ADR, che è quella che serve per il trasporto delle merci pericolose, e un'azienda mi assume per trasportare la benzina. Ok, però io potrei adesso andare con la mia macchina a riempire due taniche di benzina in un benzinaio, me le metto nel baule e me le porto a casa perché mi servono per il trattorino per tagliare l'erba, dico una cazzata, ok? Nel momento, oppure vado all'Leroy Merlin e mi compro una bombola del gas per il barbecue, ok? Nel momento in cui ho nel baule una bombola del gas o due taniche di benzina, quella è merce esplosiva e infiammabile, e se c'è questo cartello io di lì non posso passare, ok? Sì, perfetto. Okay. Ora, la domanda che ogni tanto qualcuno mi fa è: ok, ma se io ho una tanica da 20 litri di benzina nel baule, di lì non posso passare. Ma se ho il pieno di benzina, magari nel serbatoio di litri di benzina ne ho 60. Ok, e ci posso passare? Sì, il carburante della macchina non è mai un problema per quel cartello, se no non ci potrebbe passare nessun veicolo a motore. Giusto? Se no, o gasolio, o benzina, o gas, però qualcosa che ti fa andare la macchina ce l'hai, ok? Quindi il carburante non è mai contemplato. È tutto ciò che ti stai trasportando che eventualmente non ti fa passare da lì, ok? Avevamo lasciato, anzi, finiamo con questo e poi torniamo a quello là. Le ondine d'acqua che vedete qua sotto non vanno mai confuse col pannello integrativo che abbiamo visto di solito parlando di cunetta. Ma lo troviamo. Questo ci sta dicendo che se piove o ha piovuto potremmo trovare nella parte bassa della cunetta uno strato d'acqua. Ok? Ma è un pannello integrativo. Questo cartello qua ha sempre le ondine dell'acqua sotto, ma non è un pannello integrativo, è un cartello. Questo cartello vieta il transito a tutti quei veicoli che trasportano del materiale che se fuoriuscisse potrebbe inquinare l'acqua.
Lo trovate quando passate sopra degli acquedotti, a delle falde acquifere. E allora se guido una cisterna che trasporta del mercurio e ribalto 50.000 litri di mercurio in una falda acquifera, ho sterminato il nord Italia in una mattinata, ok? Invece se in quella falda acquifera ribaltassi una cisterna di latte, non avrei fatto dei danni, ok? Quindi questo vieta il transito a tutti quei veicoli che trasportano materiale che se fuoriuscisse potrebbe inquinare l'acqua. Chiaro che se trasporti delle barre di plutonio radioattive e quelle non ci arrivano in una falda acquifera, se ti escono dal camion restano per terra e le raccogli, ok? Quindi parliamo per l'appunto di cose che possono inquinare l'acqua. Ci eravamo lasciati indietro questo. Perché questo, con la macchina disegnata di Muso, è l'unico cartello di divieto di transito che non parla solo della categoria disegnata qua dentro. Ma questo vieta il transito dalle macchine a salire, per tutti. Cioè, veicoli senza motore, ciclomotori e motocicli possono passare. Macchine, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autobus, macchine agricole, macchine operatrici, non passa niente. Ok? Divieto di transito per tutti gli autoveicoli, si chiama. Quindi non per i motoveicoli, le moto possono. D'accordo? Ci siete? Quindi i motocicli e i ciclomotori possono passare? Assolutamente sì. Okay. Assolutamente sì. Ci siete? Sì. Ora, questo vieta il transito a tutti i veicoli più larghi di 2,30 m. E questo vieta il transito a tutti i veicoli più alti di 3,50 m. Poi ce n'è anche uno che parla di divieto per tutti i veicoli più lunghi, ma lo vediamo dopo. Partiamo prima da questi due, ok? La cosa che mi preme che voi capiate è che quando vedete un cartello di divieto di transito per la larghezza o per l'altezza, scusate ancora, vi ripeto l'ennesima volta, i numeri scritti all'interno sono un esempio. Li potreste trovare con scritto dentro qualunque altra cifra. Chi di voi è di Gazzada saprà che il ponticello qua sotto la scuola guida che si faceva per saltare il passaggio a livello quando era chiuso ha questo cartello qua con scritto mi sembra 2,15 m o 2,30 m. Okay? Ripeto, i numeri sono solo esempi. Quando voi vedete un cartello che parla di divieto di transito per i veicoli più larghi o per i veicoli più alti di quello che c'è scritto, il numero che leggete qua non è mai davvero l'altezza o la larghezza del passaggio, ok? Ma è l'altezza massima dei veicoli perché possano passare di lì. Mi spiego meglio e faccio un esempio. Avete mai fatto caso che ormai in quasi tutti i parcheggi dei supermercati, all'ingresso di quasi tutti i parcheggi dei supermercati, ci sono le sbarre orizzontali con questo cartello? Sì. Che di solito dice tipo 2,30 m. Ok, qual è il discorso? Diciamocelo fuori dai denti. Vogliono evitare che la gente ci entri coi camper e si fermi a dormire nei posteggi dei supermercati. Ok, ecco dov'è il problema. Per cui mettono ste sbarre a 2,30. La sbarra, se voi misurate l'altezza della sbarra di un supermercato, non è 2,30 m, sarà almeno 2,40 m, 2,45 m. I 2,30 m che leggete nel cartello è l'altezza massima dei veicoli che possono passare. D'accordo? Capiamoci. Giulia, stasera gioco con te. Che macchina vorresti da patentata? Io? Sì. L'Audi. L'Audi, quale Audi? La un SUV, ok, un Audi A1, perfetto. Sì. Giulia con la sua Audi A1, che peraltro è quella che userete per fare le guide, per cui... Giulia con la sua Audi A1 arriva davanti a un ingresso di un supermercato dove vede quel cartello lì che dice 2,30 m. Giulia, tu hai il dubbio che la tua Audi possa essere più alta di 2,30 m? Oh. Eh no, che cazzo, quando scendi ti arriva qua, cioè o tu sei alta 2,40 m, oppure quell'Audi di sicuro è più bassa di 2,30 m. Per cui chi se ne frega ed entri al supermercato. Giulia con i suoi amici, che ne so, il suo fidanzato fra 2 anni noleggia un camper per andare in vacanza, è in vacanza col camper, arriva davanti a un supermercato con scritto 2,30 m e Giulia è sicura che quel camper sia più basso di 2,30 m? No, come fai a sapere quanto è alto?
Ci sarà scritto da qualche parte. La carta di circolazione, assolutamente. La carta di circolazione. Quindi prendi la carta di circolazione, leggi, e leggi che il tuo camper è alto proprio 2,30 m. Tu da lì ci puoi passare? Sì. Il cartello vieta chi è più alto di 2,30 m, quindi se sei proprio 2,30 puoi passare. Il cartello dice 2,30 m, tu prendi la carta di circolazione e vedi che il tuo camper è 2,32 m. Ci passi? Sì. Allora, capiamoci, diciamocelo giusto, a livello pratico ci passi, ma se ti fermano ti danno la multa. Ok? Perché il cartello dice 2,30 e tu sul libretto hai scritto 2,32. Ci siete? Vi è chiaro? Sì. Almeno una ventina di centimetri di margine te lo dà. Perché se guardiamo proprio questo cartello vieta il transito ai veicoli più alti di 3,50 m. Io trovo che, ne so, un ponticello con sto cartello, il mio veicolo è alto 3,50 m, il cartello dice 3,50 m, io ci passo. Ma se il ponte fosse alto 3,50 m e il mio veicolo 3,50 m, io ne uscirei col tetto tutto raschiato. No? Sì. Ok, sì. Quindi il passaggio è sempre più alto. La cifra nel cartello è l'altezza o la larghezza dei veicoli fino all'altezza o la larghezza dei veicoli per passare sotto quel ponte o quel passaggio stretto. D'accordo? Ok. E il divieto di transito per i veicoli più lunghi di 10 metri. Stesso discorso, anche lì lo leggete sulla carta di circolazione. Anche lì Giulia con la sua Audi non avrà mai quel dubbio lì. La volta che uno fa l'autista e guida un camion o guida un pullman è un dubbio che può avere, ok? Questo è l'unico cartello dove se anche all'interno c'è disegnato un camion, vale alla stessa maniera anche per i veicoli che trasportano persone. Ok? Io vedo questo cartello, ma se guido un pullman che è lungo 12 metri non ci passo lo stesso, è vietato uguale. Perché? È perché gli spazi non fanno distinzione se porti persone o merci, cioè... Se le curve sono troppo strette con un veicolo più lungo di 10 metri non riesci a girare e non riesci a girare né che trasporti persone né che trasporti frigoriferi. Ok? Ci siete? Sì. Perfetto. Ora arrivano i due cartelli di divieto che io di più odio spiegarvi. Cioè sono due cartelli che io adoro, mi piacciono tantissimo. Ma spiegarveli mi sta sulle palle e vi spiego perché. Voi... Allora, tra di voi c'è chi vuole fare la patente a M e metà delle cose che ci siamo detti stasera già gliene fregano poco. Tra di voi ci sono persone che fanno la patente a 1 e anche lì gliene frega relativamente. La maggior parte di voi fa la patente B e anche a voi, di base, di questo, quanto può fregarvene? Cioè lui vieta il sorpasso ai veicoli di massa complessiva, ricordatemelo? Superiore ai 3,5. Superiore a 3,5 tonnellate. Voi con la patente B potete guidare veicoli di massa complessiva? Fino a 3,5. Cazzo ve ne frega dei cartelli che parlano di mezzi di massa complessiva superiore a 3,5. Tanto voi non li potete guidare quei veicoli lì, giusto? Allora quello che penso io tutte le volte è vi costringiamo a studiarli. Ma la realtà dei fatti è che se un domani Mario decidesse di fare la patente del camion, a quel punto gli spieghiamo i cartelli che gli interessano quando guida un camion, ok? Però posso capire che un divieto di sorpasso o un divieto di transito è bene che lo conosciate anche voi. Cioè è vero che voi non guiderete quei veicoli, ma è vero che se un domani fate un incidente con un camion mentre vi sta sorpassando su una strada dove c'è questo cartello, è bene che voi lo sappiate che cosa sta dicendo, ok? Quindi ci sta, ma quando parliamo di cose del genere, 7 tonnellate, ma a voi che cosa mai ve ne dovrà fregare, giusto? In più, ci siamo già fatti tanto il culo per capire la questione di massa complessiva, cos'è una massa complessiva, cosa significa avere una massa complessiva scritta sul libretto e fregarsene di quello che pesi in realtà, e questi due cartelli non parlano più di massa complessiva, dicono due cose diverse tra di loro, e sembrano messi lì proprio solo per rompervi le balle e confondervi le idee. Ma di buono c'è che uno non è per niente difficile. Questo vieta il transito a tutti quei veicoli che pesano più di 7 tonnellate. Tonnellate. Ma proprio in quel preciso momento. Tipo i ponti. Esatto, lo trovi prima di un ponte, per esempio. Non mi interessa la massa complessiva, mi interessa quanto pesi in quel momento specifico. Ok, pesi più di 7 tonnellate, di lì non passi.
pesi meno, puoi passare. Ora, faccio sempre lo stesso esempio. Voi trovate, come giustamente dice Mario, questo cartello prima di un ponte. Ora, immaginiamoci che io guidi un camion che ha una massa complessiva da 10 tonnellate. E immaginiamoci che il mio camion sia carico fino proprio ad arrivare alla massa complessiva. Arrivo davanti a quel ponte che ha quel cartello, io peso 10 tonnellate, ok, e da lì non ci passo. Faccio il giro del lago, arrivo dall'altra parte, scarico i miei frigoriferi, torno indietro col camion vuoto. La massa complessiva del mio camion è sempre 10 tonnellate, però da vuoto il mio camion ne pesa 5. Ok, arrivo a quel ponte e a quel punto ci posso passare. D'accordo? Ci siete, ragazzi? Sì. Perfetto. Io non lo so perché, c'è una domanda che frega un sacco di gente, eppure a me sembra banale, che dice, in presenza di questo cartello, può essere autorizzato il transito di un determinato numero di veicoli per volta? La risposta è vera. Voglio dire, se io su quel ponte non ci devo mettere più di 7 tonnellate, perché il rischio è che quel ponte crolli, non ci devo salire io con un camion che ne pesa 8, ma non ci devono salire nemmeno contemporaneamente 8 macchine che pesano una tonnellata, giusto? Sì. No, su quel ponte comunque ci abbiamo messo più di 7 tonnellate. Quindi può essere che arrivi io con un camion da 6 tonnellate e mi dicono passa da solo. Poi guardino voi e dicono 1, 2, 3, 4, 5, passate insieme. Ok? E mica tutti insieme, se no su quel ponte c'è più peso del dovuto. Ok? Ci siete? Vi è chiaro? Sì. Secondo voi, è una domanda abbastanza retorica, però ve la faccio lo stesso. Secondo voi come si carica un camion? Si apre il portellone dietro e si butta su roba a cazzo di cane? O dovrò pensare di distribuire i pesi in una maniera intelligente in modo tale che il mio camion rimanga lì bello dritto mentre si muove? Sì. Lo stesso discorso per il quale gli zaini hanno due spalle, non una, ok? Per bilanciare il peso in una maniera intelligente. I camion si caricano in una maniera intelligente e quella maniera intelligente non sto a spiegarvela perché tanto non vi interessa. Se mai farete la patente del camion lo dovrete studiare, ma chi se ne frega. Vi dico solo che quel modo intelligente è ripartire il peso in proporzione sul numero degli assi. E voi direte, Gli assi di un veicolo sono le file di ruote. Un'automobile, un veicolo, ha due assi, ha le ruote davanti e le ruote dietro, quindi ha un asse anteriore e un asse posteriore. Ma guardate un po'. Quante file di ruote ha questo auto snodato? Due. Due? E queste le lasciamo? Snodato a tre assi, ma lasciamo perdere un auto snodato e pensiamo a un autocarro, quindi semplicemente un camion, ok? Due, 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 quanti assi ha questo camion? Quello rosso, tre. Uno, due, tre, ok? Vediamo se ne troviamo, ce ne sono anche di più, Bam! E questo autotreno quanti assi ha? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Ok? Ci sono auto articolati da 8 assi anche. E noi quando li carichiamo dobbiamo distribuire il peso in proporzione sugli assi. Questo cartello vieta il transito a tutti quei veicoli che sull'asse più carico hanno più di 2,5 tonnellate. Oggi, ragazzi, che se parliamo di un veicolo a 8 assi, 2,5 tonnellate su un asse solo, pensate quanto peso ha tutto quel veicolo. Ok? Quali eccezionali. Ma va, oddio, in realtà no, 8x2,16 è un autotreno, non è che sia tanto di più, voglio dire. Quelli eccezionali arrivano a pesi molto più alti ancora, anche perché questo lo potrei vedere con scritto 6 tonnellate sull'asse più carico. Solito, 2,5 tonnellate è un esempio, ok? Per cui, questi parlano di massa complessiva. Questo parla di peso al momento del transito. E questo parla di peso sull'asse più carico. Vi verrà voglia di mandarmi a cagare, ma non le ho mica decise io ste robe qua. Però vi posso dire una roba. Questo cartello qua ha tre e solo tre domande. La prima è,
vieta il transito ai veicoli con una massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate. Falso. Vieta il transito ai veicoli che in quel preciso istante pesano più di 2,5 tonnellate. Vero. No. Falso. Uno di questi. Falso. Ma sono tutta una serie di banalità. Uno di questi punti. È falso, assolutamente. Quello che vieta il transito ai veicoli che in quel momento pesano più di è questo. Ok. Quindi la terza domanda è: vieta il transito a quei veicoli che sull'asse più carico hanno più di 2,5 tonnellate. Vero. Questa è l'unica vera. Okay. Sono solo queste tre le domande. Per cui, insomma, non è una roba così drastica, dai. Vabbè, questi tre abbiamo visto che sono la fine del limite massimo, la fine del divieto di sorpasso fra autoveicoli e la fine del divieto di sorpasso per gli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci. Mentre questo è la fine di tutti i divieti. Cioè, se su quella strada molto lunga dove invece che mettervi tanti cartelli di precedenza, vi ricordate, vi mettevano questo per risparmiare dei cartelli e dirvi tutta la strada a diritto di precedenza, ecco, se su quella stessa strada vi avessero messo più di un cartello di divieto, che ne so, un divieto di sorpasso, un limite di velocità diverso da quello che è il limite su quella strada, un divieto di transito per le macchine, per le macchine agricole e un divieto di transito, che ne so, per gli autocarri, invece che rimetterveli tutti bianchi e neri barrati, vi mettono solo questo che dice fine di tutti i divieti. Ovvio, ragazzi, non significa che da lì in avanti è l'anarchia. Ok, significa che si rientra nelle regole generali della circolazione. Ok, un altro modo di chiamare questo cartello, e spesso le schede lo chiamano così, è segnale di via libera, che è come dire fine di tutti i divieti. Ok, questo è il divieto di sosta, lo avevamo già visto ieri. Ricordiamoci che la differenza fra la sosta e la fermata è che durante una sosta io abbandono il veicolo e vado via, mentre durante la fermata resto sul veicolo o lì di fianco al veicolo pronto a spostarlo. Il divieto di sosta, che ha questo cartello, nei centri abitati, quindi città e paesi, ha valore dalle 8 alle 20, quindi dalle 8 del mattino alle 8 della sera, a meno che non sia integrato, cosa che capita spessissimo, da un pannello integrativo come questo, che dice dalle 0 alle 24. In quel caso significa che tutto il giorno è divieto di sosta, anche se è un centro abitato. Fuori dai centri abitati invece il divieto di sosta ha valore 24 ore ovviamente. Ok, questo è il divieto di fermata, o come giustamente qualcuno ogni tanto mi dice, di sosta e fermata, però io dico sempre che è ovvio che dove è vietata la fermata, cioè dove non mi posso fermare neanche un secondo a far scendere Mario dalla macchina, e ovviamente è vietata anche la sosta. Non è che non posso fermarmi un secondo a far scendere lui, ma posso posteggiare lì e lasciare la macchina andare. Quindi questo è il divieto di fermata, e il divieto di fermata vale sempre 24 ore anche nei centri abitati. In più vi aggiungo io, ve lo dicevo già ieri, che lasciare un'auto in sosta dove c'è un segnale di divieto di fermata porta, oltre alla multa, anche alla rimozione forzata del veicolo, quindi ve lo portano via. Questo è il cartello che ci indica che c'è un parcheggio disponibile, un parcheggio autorizzato. Questo ci dice che però il parcheggio ha il parcometro, quindi va pagato, le colonnine che vedete in giro per Varese normalmente. Questo invece parla di disco orario. Sapete che cos'è il disco orario? Si mette in macchina quando si lascia la macchina. Allora, ci sono dei posteggi abilitati a disco orario. I posteggi a disco orario sono gratuiti. Ok, sono molto pochi, partiamo da lì. Sono gratuiti e di solito la sosta è concessa per brevi periodi di tempo. Cioè ti dice tu puoi lasciarla qua gratis, metti il disco orario e non più di 2 ore o 3 ore, robe del genere, ok? Allora tu arrivi, nel disco orario metti l'ora in cui hai posteggiato e entro le 2 ore o 3 te ne dovresti andare. Sappiate che andare a cambiare l'ora del disco orario è illegale, ogni tanto qualcuno crede così di farla franca, ma sappiate che i vigili passano e con un gesso bianco segnano i pneumatici delle macchine che hanno controllato. Per cui se voi cambiate l'ora, loro se ne accorgono. Quindi attenzione, non sono così stupidi come pensiamo.
Questo ci dice che fra 300 metri in direzione della freccia troveremo il parcheggio, niente di che. Questo è quello che parla di passo carrabile. L'avrete visto mille volte dove? Attaccato a? Cancelli, portoni, ok. Il passo carrabile è una tassa municipale, comunale. Voi volete avere il passo carrabile sul cancello di casa? Andate in comune, pagate una tassa che circa è 300 euro l'anno. Vi danno questo cartello, lo portate a casa, lo attaccate al vostro cancello e da quel momento davanti al vostro cancello è... Non si possono più sostare. È divieto di sosta. Quindi Mario, tu sul cancello di casa ce l'hai il passo carrabile? No. No. Quindi io posso sostare davanti al cancello di casa tua? Sì. No. No. Davanti ai cancelli il divieto di sosta è ovvio, ok? Non serve un cartello che te lo dica. Allora la domanda diventa, ma perché io devo spendere 300 euro all'anno per prendere un cartello che dice una roba che è ovvia? Perché in realtà quel cartello dà un benefit in più. Cioè, se io lascio la mia macchina posteggiata davanti al cancello di Mario e Mario non ha il passo carrabile, ha bisogno di entrare e uscire, chiama i vigili, o la polizia, insomma, quella arriva, mi fa una multa per divieto di sosta e la mia macchina resta davanti al cancello di Mario. Multato perché divieto di sosta è divieto di sosta, però la macchina resta lì. Se Mario ha pagato 300 euro di passo carrabile e io gli posteggio davanti al cancello e lui non può uscire e ne ha bisogno, chiama i vigili che non vengono neanche a darmi una multa, mandano dritto un carro attrezzi che si tira sulla mia macchina e se la porta via. Quello è il vantaggio di avere un passo carrabile. Ecco perché spendono chi li spende quei soldi. Ok? Perché il passo carrabile ha sempre la rimozione forzata. Tant'è che vi faccio vedere questa cosa. Qui il cartello è un po' infame, ve lo fa vedere così. Ma se guardiamo un cartello... Passo Matteo, dimmi. Una volta ho visto una macchina che era un sosta, ma loro hanno messo tipo un blocco nella ruota. Sì, c'è anche quella roba lì. A Varese non si usano più, le chiamavano le ganasce, mettono un blocco alle ruote e sì, finché non hai pagato la multa non puoi più muovere la macchina. Ma hanno smesso di usarlo perché occupavano parcheggi. Ah, ok. Non ho visto Milano. Sì, stava occupato. Me lo vedete questo? Ragazzi? Sì. Okay. Di solito sono così, ce l'hanno disegnato. E voi dite, ma costa solo 7,60 euro, sì, ma se lo compri questo non ha valore di niente. Ok, tu ti compri sto cartello, te lo metti sul cancello di casa e non vale niente di niente. Quelli che valgono hanno dei numeri di protocollo sotto scritti dal comune, timbrati dal comune. E allora tu quando chiami, faccio per dire, se questo fosse proprio il passo carrabile di casa di Mario, Mario chiamerebbe e direbbe, io sono il proprietario del passo carrabile numero 3440-1990. Come ce l'hanno pure le persone invalide, diciamo, il posto degli invalidi, giusto? Quello è un altro discorso, se la lasci nel posto degli invalidi ti portano via la macchina, ma non è più un passo carrabile. Passo carrabile vuol dire che è un cancello, un portone da cui le macchine passano. Okay. No, riguardo per quando riguarda il codice parlo. Ah beh sì, sì, certo, il cartellino dei disabili ce l'ha, certo, perché sennò io mi faccio una fotocopia di quello di nonna e vendo cartellini dei disabili. Questo è quello che ci dice che la sosta è vietata per tutti, possono posteggiare solo i veicoli adibiti al trasporto dei diversamente abili. E questo, come dicevamo ieri, è quello che ci fa vedere gli orari in cui la sosta è vietata. Viceversa, gli orari in cui è consentito parcheggiare, magari in quei posteggi dove si fa il mercato, piuttosto che robe di questo tipo. Va bene ragazzi, direi che ci siamo, dai, in 2 minuti non parliamo di pannelli integrativi, ci fermiamo qua che è venerdì. È andata anche stasera. Va bene. Esatto. Vai a riposare. Va bene ragazzi, domande? Io avevo una domanda. Vai. Appunto una domanda della scheda. Vai, tranquilla. Perché? L'ho fatta non sapendo quale fosse la risposta, ma quando ho fatto aiuto per vedere la soluzione, non è che parlava proprio di quello che... Allora, la domanda diceva, il massimo rapporto di traino per un rimorchio sprovvisto di qualsiasi dispositivo di frenatura è di 0,5. Però, io ho messo falso, però... Ed è sbagliata. Perché non i rimorchi senza frenatura hanno un rapporto di 0,5, vuol dire che se la tua macchina pesa 1 tonnellata tu puoi trainare 500 kg. Ok,
perché il rimorchio non ha i freni. Ok. Quello perché è il concetto. Quando ho fatto la risposta, cioè, mi ha solo detto che quando si trova in un rimorchio abbiamo meno visibilità, soprattutto posteriore, prestare molta attenzione quando si effettuano le manovre, come le svolte, l'inversione. Sì, ma quei suggerimenti lì fanno cagare tante volte. E infatti non capivo perché non c'è. Alle volte tu metti falso e il suggerimento ti risponde solo no, è vero. Capito? E ti dici, vabbè, lo so anch'io se falso era sbagliata, è ovvio che è vera, dimmi perché. Ok, no, quelle robe lì ogni tanto sono stupide. Però il concetto è questo, però rimorchi senza freni ormai sono solo i cosiddetti carrelli appendice. Ok, quando è un rimorchio, ormai un freno anche solo statico, arriverà la lezione in cui ne parleremo, ce l'hanno tutti. Ok, però i carrelli senza rimorchio, senza freni, scusa, sì, devono avere un rapporto di traino di 0,5, cioè pesare la metà della motrice. Se no, se pesano uguali, quando tu freni, lui dietro spinge. Ok? Ok. Posto, ragazzi.